Eccomi qua, ciao a tutti. Sono tornata da lavoro, sono andata a comprare due o tre cosine che mi servivano per stasera. Stasera faccio la pizza, volevo fare le tigelle, però non ho trovato lievito di birra. Siccome uso sempre lievito di birra fresco, infatti a proposito volevo parlare di lievito di birra. Uso sempre questo qua, faccio vedere. Questo qua, questo lo compro alla Coop e non c'era, niente, l'ho comprato questo qua. Adesso proviamo questo secco. A me piace più questo fresco qua. L'avevo comprato anche a lievito di birra, anche Lidl, un'altra volta, però non mi piace. Infatti volevo dire che a me non piace quello lì, perché alla fine non so perché, però non ha lievitato bene il pasto, cioè almeno a me non mi ha lievitato, a me mi lievita bene con questo, sarà che sarò abituata, non lo so. Beh, fatto sta, preferisco questo qua, solo che ho finito e niente, facciamo con quello che abbiamo. Poi un'altra cosa che volevo dire. Vi aggiorno un pochettino perché da un po' che non ci vediamo. Allora, non uso più lavastoviglie. Ho usato lavastoviglie una volta, forse due volte, perché da quando mi è arrivata la bolletta della luce. La bolletta della luce mi è arrivata. Aspettate che non vado a vedere perché non vorrei dire una bugia. Eccomi qua. Qua tengo tutte le bollette. Allora, mi è arrivata la bolletta della luce, praticamente non so come farvi vedere che così non si vede. Ecco, 197 euro. Perché ho usato sempre la lavastoviglie. Allora, vi spiego anche per la lavastoviglie. Abito qua da tanto tempo. La lavastoviglie non ho mai usata, quasi mai. Tranne che una volta mi si è rotta la lavastoviglie e il tecnico mi ha detto che devo usarla, se no si rompe. Però, visto l'ultima bolletta che mi è arrivata, ho usato sempre la lavastoviglie, cioè mettevo tutte le cose di colazione, pranzo, cena, facevo partire la sera e mi è arrivata questa bolletta qua. Prima di queste bollette qua che non ho usato, adesso voglio vedere. Ecco, praticamente pagavo sempre fino, aspetta, non vorrei che si vede, ecco, 99, 91, 92, qua addirittura 70, beh vabbè, comunque fino al, cioè, pagavo al massimo 92-93 euro, ecco, cioè, ma al massimo, al massimo. A sto punto credo che anche se mi si rompe la lavastoviglie, fa lo stesso, cioè, lavo a mano e se si rompe la lavastoviglie tiriamola via e poi faccio una bella mensola da mettere della roba, perché... Cioè, alla fine paghiamo 100 euro, praticamente 100 euro di lavastoviglie. Cioè, sono tanti, 90 euro per lavastoviglie. Che uno ci mette ci mette 2 minuti a lavare due piatti, per dire. Beh, fatto sta che non uso più lavastoviglie. Poi un'altra cosa, adesso intanto faccio la prova con lavatrice anche, perché prima avevo un'altra lavatrice. Questa lavatrice invece è diversa. Questa lavatrice è, diciamo, un po' più ecologica, ecco. Non so se, infatti anche i lavaggi durano, qualcuno mi ha anche detto, ma guarda quanto dura. Cioè, di solito anche se un lavaggio dura un po' di più, dicono che... spreca meno perché ci metti più tempo di scaldare l'acqua e usa meno la luce. Poi non so, questa cosa qua la guarderemo e poi perché intanto faccio lavaggi come ecologici, diciamo, ecco, che durano un bel po'.
questi mesi qua. Poi, prossimi mesi, proviamo a fare i lavaggi, quelli brevi, però lavaggio breve dovrebbe consumare di più, però questo lo guarderemo, ecco. Cioè, finché non ho provato, non posso dire sì o no, ecco. Quando arriverà l'altra bolletta, vi dirò sì, hai ragione, no, non hai ragione. Intanto faccio lavaggi, quelli ecologici, che durano un bel po'. E poi dopo vedremo, ecco. Vedremo come va. Niente, oggi adesso guarderò, sto facendo la pizza per stasera, stavo dicendo. Domani lavoro tutto il giorno. Adesso semmai preparo anche la cena per domani, così domani quando arrivo a casa devo solo scaldare. E niente, poi semmai puliamo anche la cucina, ma questo adesso guarderemo, perché adesso sono già le 5 e mezza. Tra un po' ho fatto un po' di casino stamattina perché sono uscita, ho preparato il pranzo per me, perché porto pranzo con me quando sono a lavoro. E niente, e adesso facciamo intanto la cena e poi puliamo un pochettino la cucina, mettiamo un po' a posto. Vengo qua.
A me piace con poco zucchero, ma Andrea piace con tanto zucchero, allora ci metto un po' di più. Questi qua non sono champignon, questi sono tutti funghi mischi, però li ho mescolati io. Voglio mettere a posto anche qua, perché anche qua vado di fretta, è tutto un casino. Adesso pulisco un po' e poi metto a posto tutto. Ho ricomprato l'alga perché avevo finito, vedete qua c'è rimasto un pezzettino. Mi piace molto pulire con l'alga. Più che altro in cucina sgrassa benissimo.
No, ho preso una Coke, ho pagato 1,56 euro, costava. E dura anche un po', eh. Salve. Come hai fatto? Niente. Saluta, saluta la gente. Aggiungerò un pezzo di questo qua. Con l'elastico sui capelli cosa vuol dire? Dovrei iniziare a trovare i capelli davanti agli occhi. Ah, ma certo, ne hai tanti. Credo che se noi tutti i giorni puliamo un pezzettino alla volta, la casa sarà un po' più pulita, ma basta un pezzettino alla volta, ogni tanto qualche scaffale così e la casa è un po' più pulita, ecco. Qua invece ho fatto un po' di casini, come al solito. Non, lì sopra è ancora bello, però qua invece è così. Adesso metto a posto tutto. Ed eccoci qua un po' più in ordine. Non sono miracoli, però. Allora, questi qua intanto, quelli di plastica, questo, quello lì, potrei anche buttarli via, però mi dispiace. Li uso finché non si rompono. Quando si rompono ce l'ho già sostituito. C'ho già questo qua, con la pasta in acciaio, che mi piace molto di più.
così. Intanto torno a fare la pasta, intanto torno a fare la pizza, e faccio la pizza adesso e poi torno a pulire. Ci vediamo dopo. Allora, la pizza non si è alzata benissimo, vedete? Comunque era buona lo stesso, però non si è alzata con quel lievito di birra. E vabbè, lavo i piatti.
Thank you.
Ecco.